Dunque, le pubbliche assistenze sono nate storicamente come società di mutuo soccorso, ma poi si è sviluppato anche una cosa che è diventata peculiare, e che è il sistema emergenza-urgenza, di cui parleremo proprio questa mattina, prendendo a spunto la presentazione di questi robottini, diciamo così, per la rianimazione cardiopulmonare meccanica automatica. Verranno collocati nei punti di emergenza che gestisce la Croce Bianca, cioè due qui ad Arezzo, una nella zona della Val di Chiana, Civitella, Tegoleto, e poi verranno collocate appunto nelle ambulanze che faranno l'emergenza. Il massaggiatore meccanico sostituisce l'uomo nel massaggio cardiaco, che è la cosa fondamentale da fare in arresto cardiaco. L'arresto cardiaco si divide in due fasce, l'arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare e l'arresto cardiaco in asistolia, quindi non defibrillabile. Quando non è defibrillabile l'arresto cardiaco, dobbiamo massaggiare. Quindi il massaggiatore meccanico sostituisce l'uomo, che comunque dopodiché c'è anche un limite nella propria performance. Il massaggiatore meccanico non lo smette mai. Possiamo mettere il paziente comunque in ambulanza e trasportarlo all'ospedale provvisto di emodinamica, comunque per fare l'ultimo tentativo di riaprire quel vaso che è chiuso da un infarto. Quindi è un mezzo fondamentale per dare un'ulteriore chance a quel soggetto che ha avuto un arresto cardiaco e che non è defibrillabile, ma che comunque potrebbe ripartire qui il cuore una volta riaperto quella coronaria. Quindi diamo una chance in più a tutti i cittadini, almeno della città di Arezzo, perché questi sono i primi strumenti che vediamo nella provincia d'Arezzo, ma in area vasta sud-est. Il prossimo sarà sull'elisoccorso. Spero di dotarmi anch'io nell'automedica breve di un massaggiatore meccanico in questo modo, ma che fanno la differenza per quei pazienti che non hanno nessuna chance.